record di fanno play. Che record? Che record di Guinness dei record? Esatto. Quando sei pronto. Stai già registrando? Certo. Ok, chi fa l'introduzione? La fai tu? Falla te una volta. Il nostro frontman. Frontman. Ok. Ciao a tutti e benvenuti a Fappi Brainy, io sono Yuri e mi trovo qui finalmente a Lovecraft, dalla lontana Inghilterra, in compagnia del nostro caro Corradone. Ciao. E oggi vi proponiamo un tutorial di... Scusa, eh? Vai tranquillo. Rubico! Un gioco di... Rubico! Un gioco di David Spada, pubblicato da 49EC insieme a Demoela Giochi. E è un gioco di... bluff, deduzione, ruoli nascosti, dove il nostro obiettivo, uno degli obiettivi delle due squadre è far raggiungere l'imperatore a Roma, mentre gli altri dovranno cercare di impedirlo. A squadre. Allora, andiamo a vedere innanzitutto i componenti iniziali e partiamo con il setup e poi andiamo nel dettaglio nelle fasi di turno. Allora, ci sono delle utilissime carte riassuntive per il setup che poi il nostro caro regista le andrà a mettere qui o qui. La prima è la... No, scusate, ma tu lo sai che tu hai fatto qui e tu adesso mi stai dovendo mettere una qui e devo mettere tutte, perché se lo faccio così io impazzisco. La tua OCD t'ho triggerato, la OCD praticamente. Allora, la prima è la composizione dei ruoli. Come ho detto, abbiamo... Ci sono due squadre. Non ci sono quattro ruoli, ci sono due squadre. Quindi i cesaristi e i senatori. Okay. I cesaristi sono i fan di Cesare. Ok, ovviamente. Esattamente. Allora, quindi abbiamo quattro carte ruolo rosse che indicano i cesaristi e tre blu che indicano gli anticesaristi. Quindi i senatori, perché il gioco è fino a 7 persone, si può giocare da 3 a 7. Importantissimo, quello che vedete qui non è le carte da prendere, ma bensì le carte da togliere in base al numero di giocatori. Quindi per esempio per 4 giocatori dobbiamo togliere 2 carte rosse e una carta blu, così ci lascia con 4 carte. Queste vengono mischiate e vengono distribuite tra i vari giocatori. Queste carte, mi raccomando, dovranno rimanere segrete per tutta la partita. La seconda fase di setup è prendere le carte marcia che vedete qui, e anche qui in base al numero di giocatori ci dirà quali carte togliere. All'interno di queste carte troviamo delle carte rosse, blu e verdi che indicheranno alcuni effetti speciali e quanti passi riuscirà a fare Cesare lungo il tracciato. I rossi indicano quindi i passi, le rosse sono quindi le carte pro Cesare, le carte blu sono le carte pro Senato. Esatto. In base alla differenza fra le une e le altre, Cesare si muoverà più o meno lungo la plancia di gioco, quindi nel percorso dalla Britannia fino a Roma. Okay. Ci sono delle carte speciali che sono la carta Giano. Perché lo fa Giano. Io odio. Lupes! Ci sono due carte speciali fra le carte marcia, che sono la carta Giano, che copia l'effetto della carta precedente, e la carta Pilastro, che rivela una carta Senato in più. Che vi spiegheremo dopo come funziona il discorso delle carte Senato. In base al numero di giocatori, i passi di Giulio Cesare sono differenti. Vedete che qui ci sono alcune caselle con indicato più 4 e più 5. Anche più 7. Anche più 6 e più 7 ci sono. E indicano quindi quanti passi deve fare per raggiungere il castrum successivo. Per esempio, in una partita a 3 giocatori, Cesare dalla Britannia al castrum di Alesia dovrà fare solo un passo. Un passo solo. Con 4 giocatori ne dovrà fare 2, in più di 5 giocatori ne dovrà fare 3. Ma questo poi andremo nel dettaglio di questa fase quando andremo a spiegare le varie fasi della partita. Ti sei dimenticata ancora una cosa del setup. Ovvero? Ovvero l'utilizzo o meno delle carte potere
e se il Senato si conosce o meno, perché in base al numero dei giocatori potrà essere possibile utilizzare le carte potere da distribuire ai giocatori, sempre una a testa e sempre da tenere segreta fino a quando non si decide di giocarla. E poi il Senato. Aspetta, cosa importante, non è detto, se il numero di giocatori è dispari, quindi se ci sono 5 o 7 giocatori, i giocatori in minoranza, che sono i senatici, all'inizio della partita sanno chi sono gli altri, perché all'inizio partita tutti terranno gli occhi chiusi e i senatisti apriranno gli occhi per riconoscersi fra di loro, perché partono svantaggiati perché sono in minoranza. Esattamente, ed è tutto riassunto qui, sempre in questa carta che il nostro caro regista metterà qui. Ok. Ora, finita la fase di setup, dobbiamo prendere le carte Senato, che sono queste. Troverete una carta con questo simbolo che va messa come prima carta qui. La prima carta Senato è questa e per rigor di logica deve essere comunque coperta, anche se tutti sanno qual è, perché queste carte vengono scoperte alla fine di ogni round, quindi tu sai, anche se lo sappiamo già, che sarà che non avrà effetti, comunque questa sappiamo che va per prima, ecco. Quindi questa la rimettiamo giù così. Le altre andranno mischiate e posizionate lungo il tabellone dove sono i vari spazi adibiti. Li vanno messe a faccia in giù, molto importante. Ok. Fatto ciò, si decide chi è stato chi è il primo giocatore in base a chi è stato l'ultimo che ha attraversato il fiume Rubico. Tu hai attraversato il fiume Rubico? Insomma, quando è il fiume Rubico? Sì. Okay, sì. Una volta sì. Allora, colui prenderà il centurione, la carta centurione. Andiamo a vedere le varie fasi della partita, dei round, ok? Perché si gioca in round differenti fino a quando una delle due fazioni non raggiunge l'obiettivo di vittoria, che sono per i cesaristi far arrivare Cesare a Roma, mentre per la squadra del Senato rivelare 4 carte del Senato che abbiano indicata la stessa legione. Per esempio, qui possiamo vedere, ci sono 2 tipi di legione, la legione quindicesima indicata dall'aquila, la legione prima indicata dal cinghiale. Secondo me non è l'aquila. Vabbè, è una sfinge. Non lo so. Il grifone. Allora, una cosa importante. Allora, questa è un'iniziativa culturale che si basa sulla storia. Date il rispetto dovuto al giorno, fate come niente. Comunque, dicevamo, gli obiettivi quindi per le due fazioni del gioco sono queste. Una volta assegnato il centurione, iniziamo il primo round di gioco e la prima fase è pescare le carte marcia. Si pescano tante carte marcia e in base al numero dei giocatori. In 3-4 giocatori saranno 4 carte, da 5 giocatori in più sono 3 carte. Quindi noi facciamo finta che stiamo giocando in 5 e mi dai 3 carte. Da 3 carte lì, 3 carte lì. Ora, in base al mio allineamento, la squadra a cui appartengo, teoricamente dovrei mettere le carte in ordine da sinistra verso destra in base a quale vorrei che il centurione prenda. Quindi a sinistra quella che io vorrei che prenda possibilmente e poi via così. A scalare possibilmente a scalare. In base alle carte che abbiamo. La seconda fase, una volta che tutti hanno posizionato le carte di fronte a sé, è la fase di suggerimento al centurione. Prendi questa. Cioè, praticamente ogni giocatore se vuole può dire guarda, da me non prendere niente perché sono tutte brutte, o guarda io ho delle carte bellissime, prendile, oppure guarda magari questa vale la pena ma le altre due lascia perdere, cose così, o potrete anche semplicemente non dire nulla. Una volta che la fase di suggerimento è terminata, gli dico scegli. Quale mi consigli? Ora, una attenzione, il centurione dovrà prendere un numero di carte pari al numero dei passi che deve fare Cesare più 2. Quindi in questo caso una partita a 5 deve fare 2 passi. 3. No, sì, 1, 2, 3. Quindi 5 carte. Deve prendere 5 carte. Ora, lui può prendere 0, 1 o 2 carte da qualsiasi giocatore. Non potrà mai prendere tutte le carte da un solo giocatore.
Quindi, per esempio, lui potrebbe decidere di prendere due carte da me, una carta da un altro giocatore, due carte da un altro giocatore. L'importante è che ne prende 5. Quando le prende, non le rivela subito e le mischia. Facciamo che ne prendo due da qui, una e uno. Esatto, le mischia in modo che non può capire da chi la provenienza. Una volta che ha scelto le carte, le andremo a rivelare in ordine casuale. In ordine casuale, dopo averle mischiate, e le mettiamo una di fianco all'altra, perché se esce il Giano acquisirà il simbolo della carta precedente. Ora, in questo caso abbiamo 3 leoni dei Cesari e 2 aquile del Senato. Quindi il Cesare si muoverà di tanti spazi quanti sono le carte leone meno le carte aquila. Perché specifico aquila e leone? Perché ci sono delle carte colonne blu all'interno del mazzo che però non contano ai fini del movimento, ma semplicemente quando escono fuori ci dicono, scritto qui, rivela una carta Senato in più, questo nella fase successiva. In questo caso si muove di uno spazio e una volta finito l'avanzamento di Giulio Cesare andremo a rivelare le carte Senato. Quando vengono rivelate le carte Senato? Allora, le carte Senato vengono rivelate dopo la fase di avanzamento e se ci sono almeno 2 carte Aquila si rivela una carta Senato e se ne rivela una ulteriore per ogni colonna presente. Facciamo finta che la nostra mano era questa. No, sì, facciamo finta che era questa. C'era una carta in più, diciamo, via. C'era un giocatore in più. C'era un giocatore in più, facciamo finta. C'era un passo in più, pardon. Ok. Lui faceva sempre un passo, perché questa non conta ai fini dei passi. Poi si rivela una carta Senato perché ci sono almeno 2 aquile. Che è la prima che abbiamo girato. E un'altra perché c'era la colonna. Ora, è importante, ogni carta Senato ha degli effetti che vengono scritti qui sulla carta, che adesso non vado nel dettaglio. Che vengono presi, che si attivano nel round successivo. Per esempio, con questa abbiamo una carta leone in più per il turno successivo. Inoltre è importante il simbolo che viene fuori, in questo caso è della prima legione, quella con il cinghiale. Nell'ipotesi in cui durante la rivelazione delle carte esce la carta Giano, facciamo per esempio in questa posizione, sappiamo che la prima era un'aquila, la seconda un leone e poi esce Giano. La carta Giano copia l'effetto della carta precedente, quindi in questo caso avremmo 1, 2, 3, 4 leoni e 2 aquile e Cesare avrebbe fatto 2 passi anziché uno. Vorrei aggiungere che se dovesse succedere passi un'altra carta Giano, se dovesse succedere che escono 2 carte Giano di seguito, tutte e due si riferiranno alla prima carta utile uscita. Quindi in questo caso entrambe sarebbero state leone. Se fossero uscite qui, entrambe sarebbero state aquila. Se la carta Giano esce per prima viene scartata, se la carta Giano esce dopo il simbolo colonna, ne copia l'effetto, quindi verranno scoperte 2 carte Senato. Quindi abbiamo detto le carte Senato verranno scoperte di mano in mano, mentre Cesare starà avanzando. Quindi il gioco finisce quando Cesare arriva a Roma, oppure si interrompe se vengono rivelati 4 simboli uguali. In questo caso abbiamo 3 simboli, Legione 1 e Legione Prima Italica. Se esce il quarto, il gioco si interrompe. In questo caso il gioco si interromperebbe arrivati a questo round. Quindi se Cesare ha fatto in tempo ad arrivare a Roma, ha vinto. Altrimenti hanno vinto i senatisti. Una cosa di cui non abbiamo parlato sono le carte potere, che sono opzionali quando giocate con 4 giocatori o più. E queste possono essere utilizzate esclusivamente fino a prima della fase di rivelazione carte. Quindi se sono già state incominciate a rivelare le carte... È troppo tardi. È troppo tardi. Niente, vabbè, non abbiamo detto, alla fine del turno si scartano tutte le carte. Si passa il centurione al giocatore successivo, quindi in questo caso a me, si mischiano le carte, si distribuiscono e si ricomincia fino a qui, appunto, applicando l'effetto della applicando carta le varie effetto delle carte Senato. Divertitevi!
Niente, questo è quanto, questo è Rubico. Se volete scoprire di più su questo gioco, nel link in descrizione potete trovare il video dell'unboxing dettagliato che abbiamo fatto insieme all'autore Davi Spada e insieme alla compagnia The Board Game. Potete trovare una live che abbiamo fatto sempre in compagnia di Davi Spada e su Twitch, che sarà disponibile sul loro canale YouTube. Per il resto, vuoi aggiungere qualcosa? Cliccate sul mi piace, sul pollicione, iscrivetevi e seguiteci sui social. Io sono Corrado. E io sono Yuri. Alla prossima. Ciao. Ciao.